insomma, una fan inevitabile, importantissima di tutto questo, l'Avis, l'Aido, la Libertas Sanchese e la Coop Commercio. Grazie davvero per il vostro supporto, sempre molto 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 importante. Abbiamo per l'AIL anche il presidente, ho detto bene, Ristide? Presidente dell'AIL, quindi interverranno anche, piacerà anche lui. Possiamo girare, facciamo, non lo vogliamo vedere la partita, ah, adesso c'è il gioco, chi vuole cominciare a parlare con noi? Di due, chi? Lui. Iniziamo con Maurizio. Allora Maurizio, sappiamo che oggi Charlotte è venuta a trovarvi, è lasciato il segno in tutti i sensi. È stata grandissima con i ragazzi, lei e anche tutto il gruppo della partita dell'inizio, insomma con la mitica che abbiamo potuto far entrare solamente il capitano, per questioni di Covid ancora, Charlotte. Si sono intrattenuti con i ragazzi, hanno parlato, hanno scherzato, insomma, hanno fatto, è stata una bella mattinata. I ragazzi nostri sono un po' più grandini di quelli che vedo in coda lì, ma insomma, Charlotte è riuscita a essere in empatia subito. Insomma. Cosa possiamo dire alla presidentissimo Gianni Cimarotti? Che è riuscito a ridare slancio dopo due anni di pausa e ripartire alla grande come ce l'ha lasciato nel 2019. 2020 è riuscito a fare, sì. Quella volta eravamo un po' tutti quanti pauriti, però ogni anno veramente non sbaglio il colpo, quindi grazie Gianni, grazie anche a tutti i tuoi amici che ti aiutano, è una bella cosa, insomma, fai sempre cose di festa, è importante, aiuti le malattie facendo degli eventi di festa, questa è una bella cosa. Intanto c'è stato il gol di ex Caprini, però me lo sono perso, chi ha segnato il numero? Vediamo se siete attenti voi. Il numero 10 dicono, attenzione. Allora Alessandro, scusa, ti voglio raccontare un piccolo aneddoto. La prima volta che andai allo stadio c'era Inter, Udinese e Inter, ok? No, ad un certo punto io mi sono girata quando gol e mi girano, ma no, non lo fanno vedere, no e no, però possiamo fare così e porta in vantaggio gli ex giocatori di Serie A con il numero 10 e adesso cara Silvia, io mi concentro intanto di Pordenone, no? Giustamente, lui di Pordenone sì, io mi concentro sulla partita, però dobbiamo sentire anche due parole di un altro presidentissimo. Tu quindi, concentrati sulla partita, quando vuoi ci fermi e intanto io faccio due chiacchiere anche con il presidentissimo dell'AI. L'unica cosa volevo concludere con il dottor Mascherin, insomma è un ruolo veramente importante in un centro di riferimento importante, non solo per il territorio, insomma. E che cosa si sente di dire? Qui siamo tante persone, oggi siamo qui, abbiamo chiaro, non credo per noi siamo qui, però lei vive costantemente tutti i giorni questo tipo di situazione. Quindi cosa vorrebbe di più dalla comunità? Da noi che a volte pensiamo di non poter fare nulla. No, ognuno fa il suo lavoro, però il nostro reparto, in particolare la regione, non esisterebbe se non ci fosse la comunità che ci aiuta. E noi siamo nati attraverso un progetto che è nato insieme con i ragazzi, cioè i ragazzi, stessi pazienti, hanno chiesto questo e i genitori dei pazienti. Poi appena si è allargata, devo dire che la comunità, tantissime associazioni di volontariato, ma anche semplici cittadini, si sorreggono ogni giorno. Per l'acquisto di materiali, il reparto l'abbiamo fatto grazie alle donazioni, il salone grazie alle donazioni e anche una parte della ricerca la facciamo anche grazie alle donazioni. Abbiamo fatto anche un evento proprio sabato sera insieme con l'AI a Brugliera e la motivazione era quella dei fondi per aiutare lo studio con un coma. Quindi le associazioni e i volontari sono sempre vicini. E guai se non ci fossero. Sono talmente vicini e sono anche parte del reparto. Adesso ci sono alcune cose del reparto, soprattutto la scuola, abbiamo messo la scuola in ospedale,
scuola dedicata ai ragazzi, sono proprio parte integrante della FAF e credo che il volontariato dopo ormai 15 anni di attività sia veramente parte del reparto. Quindi grazie a tutte le persone che questa sera attraverso la partita da vincere decideranno di dare una mano, perché anche il volontario sono aspettato ancora, quindi grazie veramente a tutti voi. Grazie a voi per il vostro lavoro quotidiano. C'è qualcosa da segnalare in campo? No, ho visto una percussione incredibile di Raffaele Medrano, però non è arrivato sul pallone dato da Tilibocchi, quindi a te studio. Grazie, bella questa cosa. E a proposito di contributo e di sostegno e donazioni, con noi il presidente Aristide Colombera dell'AIL. Io vorrei snocciolare due numeri se posso, perché ho sentito dire che con la partita da vincere quatti quatti abbiamo toccato quasi fondo a 100.000. Ci siamo vicini. Ragazzi, con la partita da vincere abbiamo raccolto quasi 100.000 euro. Un applauso, altro che. Grazie davvero tanto. Con l'aiuto dell'AIL, ovviamente, l'Associazione Italiana contro la Leucemia, i Linfomi e il Mieloma. Nella prima edizione sono stati raccolti 23.319 euro, per l'esattezza, e poi 8 anni dopo il risultato è questo, incredibile. Grazie Aristide. Bene, allora io vi parlerò dell'AIL, dell'assistenza domiciliare pediatrica, perché oggi credo che Gianni l'ha detto prima, aiuterà l'assistenza domiciliare pediatrica. Nata, abbiamo cominciato noi AI Pordenone 10 anni fa, su proposta della dottoressa Lucia De Zen e il dottor Roberto Maramico, che è il primario della pediatria, ci hanno chiesto di poter partire con questo progetto, un progetto a cui dell'ospedale non credeva nessuno. Lo tengo io. Nell'ospedale non credeva nessuno, però io ci ho creduto subito dal primo momento. Perché? Perché sono stato alla prova, cioè fare 10.000 km, 100.000 km, scusate, 100.000 km in un anno, a volte per andare a fare una piccola dose di chemioterapia, partire, io vi racconto un po' la mia storia, partivo da Sacile e andavo a Vicenza tutti i giorni con mio figlio per fare una terapia che durava 5 minuti. Tutti i giorni vuol dire 120 km andare, 120 a tornare. Quanti chilometri io ho fatto in 2 anni di malattia di mio figlio? Allora, all'assistenza domiciliare ho creduto subito. Perché spostare un bambino piccolo da casa la mattina appena si alza, oppure svegliarlo per portarlo all'ospedale che è deprimente? Facciamo le cure a casa e da là siamo partiti. Abbiamo comprato 2 auto per le infermiere. Adesso l'anno scorso abbiamo regalato anche un ambulatorio mobile, sempre con le manifestazioni che facciamo, e è un fiore all'occhiello, questo servizio è un fiore all'occhiello di Pordenone, dello Stato di Pordenone. Adesso diciamo che la dottoressa è stata spostata a Trieste e stanno facendo scuola in tutta Italia per copiare il nostro modello. Modello che funziona, che va bene, però grazie a tutte le donazioni che riusciamo a ricevere. Rocco! Questo è un po' il succo della partita di oggi. Anche Gianni aiuterà l'assistenza domiciliare, non solo, perché nell'arco degli anni ha aiutato tanti cose, però il volontariato è questo. Ognuno fa qualcosa per gli altri. Io la sera quando vado a letto dopo aver fatto qualcosa faccio di quelle dormite, tranquille, contento di aver fatto qualcosa per gli altri. Io vorrei che questo appello lo cogliessero tutti, pensare almeno a se stessi e pensare un po' di più a chi sta male, chi sta peggio di noi.